Si profilano da tempo delle opportunità, quindi, anche per gli istituti della cultura. Ma cosa significa per un museo, un'istituzione culturale, investire nella digitalizzazione del patrimonio? Quali sono caratteristiche e prospettive della digitalizzazione in ambito culturale? Le tecnologie immersive rivestono oggi un ruolo di primo piano nella cura e comunicazione del patrimonio culturale. La pandemia dovuta al Covid-19 ha accelerato lo sviluppo di queste tecnologie, ad esempio la realtà virtuale o la realtà aumentata, applicate al settore del patrimonio culturale, producendo esperienze immersive che pian piano sono andate a sostituire la visita fisica nello spazio del museo o del sito culturale. Siamo partiti da questo stato dell'arte per indagare attraverso il terzo focus group le potenzialità delle tecnologie immersive, non solo come strumenti per duplicare un'esperienza di visita dallo spazio reale a quello virtuale, ma anche per indagare le potenzialità come strumenti di stratificazione del contenuto, delle informazioni e dei significati, perché aggiungendo livelli di informazione a un oggetto culturale si può risalire al contesto legato a quell'oggetto, il contesto d'origine o il contesto, ad esempio, in cui è stato rinvenuto il bene. Con questo fine abbiamo dunque scelto di indagare le opportunità offerte dai dati della cultura per creare esperienze immersive e abbiamo ascoltato il punto di vista di soggetti esperti. Dal dibattito è emerso come sia importantissimo coinvolgere pubblici sempre più ampi e diversificati e come sia necessario investire su una narrazione digitale in grado di coinvolgere questi pubblici. In ultimo, non importante, è fondamentale creare una rete tra professionisti e progetti con l'obiettivo di divulgare sempre di più i dati e condividerli, perché la relazione tra i dati è possibile solamente se questi dati sono condivisi e questa relazione crea valore. Io credo che l'elemento più importante e forse anche più interessante legato all'esperienza, alla digitalizzazione, all'esperienza immersiva, al mondo digitale, sia quello di viverlo come una opportunità, diciamo, positiva e di nuova possibilità di contaminazione con quella che invece è un'esperienza non digitale e quindi un'esperienza analogica. L'obiettivo poi è sempre lo stesso nei confronti del pubblico, ovvero quello di cercare di diciamo emozionare o comunque fare in modo che la persona che usufruisce dell'opera d'arte diciamo esca diverso rispetto a quando diciamo prima di entrare e di fruire appunto dell'opera d'arte stessa. E se il digitale, le esperienze immersive, la realtà virtuale, il web 2.0, 3.0 eccetera possono aiutare in questo obiettivo e sono uno strumento in più, ben venga ed è sicuramente un'opportunità da cogliere. Sicuramente quello che ci permettono di fare le esperienze immersive e anche le tecnologie è quello di coinvolgere maggiormente un pubblico più giovane e che magari non si sarebbe avvicinato a un'esperienza. Quindi le esperienze culturali possono utilizzare, diciamo, o comunque ampliare l'offerta attraverso delle nuove narrazioni, attraverso delle nuove strategie, proprio per attivare maggiormente, sicuramente da un lato pubblici che non, come dicevo prima, giovani che non si sarebbero avvicinati, eccetera, ma anche per approfondire determinati racconti. Se dunque l'esperienza digitale può aiutare a coinvolgere il pubblico e a trovarne di nuovi, qual è la caratteristica che non deve mancare? La narrazione è un altro elemento fondamentale per la creazione di un'esperienza immersiva, in quanto la narrazione è un elemento che è in grado immediatamente e progressivamente di attrarre il visitatore, di creare una motivazione nel proseguire l'esperienza, nel farlo sentire coinvolto all'interno appunto di questo scenario digitale. E narrazione in un sistema audiovisivo significa una serie di cose. Innanzitutto significa
non una narrazione da romanzo, ma significa una narrazione in cui parola e immagine convivano in una, per creare un'unità espressiva. La costruzione dell'ecosistema digitale è stato considerato lo strumento indispensabile per arrivare al miglioramento della creazione e riuso di dati culturali, nonché per favorire l'interoperabilità tra le risorse. L'ecosistema digitale consente infatti di adottare modelli di governance che, attraverso puntuali politiche di open access e public engagement, siano in grado di stimolare i necessari processi di condivisione e di confronto, nonché di dedicare la giusta attenzione ai temi fondamentali della ricerca e della formazione. Si è infine molto insistito sulla necessità e sull'opportunità di lavorare a favore della trasformazione digitale messa in atto dalle tantissime organizzazioni, istituzioni, realtà di piccole e piccolissime dimensioni che operano lungo tutto il territorio nazionale. E per fare questo sono state individuate principalmente due linee di azione. Una è quella della creazione di strumenti condivisi, di tools che possano sostenere la pratica quotidiana delle attività di queste piccole organizzazioni, e l'altra di iniziative di accompagnamento e sostegno organizzativo condotte direttamente nei territori di riferimento. Il concetto di sostenibilità è stato indagato sotto le molteplici prospettive che sottende questo termine. In particolare ci si è soffermati sul fattore tempo, cioè sull'obsolescenza dei dati e dei software, ma anche una particolare attenzione è stata dedicata alle criticità e alle problematiche connesse alla reale ed effettiva capacità di riutilizzare le risorse digitali già prodotte. I focus group sono stati l'occasione per ascoltare diverse voci, esperienze, prospettive, punti di vista da parte di operatori sia del mondo culturale che della conoscenza, delle imprese, che hanno cercato di contribuire a questa riflessione molto densa, ricca in queste giornate, che ci ha permesso di avere sicuramente un ampliamento di quelle che sono le potenzialità, le opportunità, le difficoltà, i limiti anche da un lato dell'uso e il riuso dei dati, delle esperienze, dell'interoperabilità.